Sì, questa volta parliamo di Salyut 1, che è stata la prima stazione spaziale della storia. Fu lanciata dai sovietici il 19 di aprile del 1971 e se nei 6 mesi in cui rimase in orbita aveste potuto avvicinarla con una navicella spaziale, avreste potuto leggere chiaramente il nome della stazione. Scritto con vernice rossa sullo sfondo chiaro dello scafo della stazione, cioè avreste potuto leggere il nome Zarya. Come mai una stazione che ricordiamo come Salyut 1 si chiamava Zarya? Beh, questo in effetti era il nome originale, era quello che era stato dipinto sullo scafo, solo che 5 giorni prima del lancio ci si rese conto che i cinesi avevano chiamato Alba, ricordiamo che Zarya in russo significa Alba, un loro sistema spaziale. Allora, per non offendere questa grande nazione comunista, si decise di non riutilizzare quel nome e di cambiarlo, chiamando la stazione spaziale Salyut, che in russo significa saluto o fuoco d'artificio, se non ricordo male, come celebrazione di un anniversario che riguardava Lenin. Nel periodo in cui la stazione spaziale sarebbe stata lanciata o avrebbe compiuto la sua missione. Salyut 1 ospitò un solo equipaggio, quello della Soyuz 11, e la missione si concluse tragicamente con la morte dei 3 cosmonauti dell'equipaggio per una depressurizzazione al momento del rientro. Quindi la prima stazione spaziale della storia la ricordiamo con un nome che venne cambiato all'ultimo momento. Qualcuno chiese se fosse stato necessario smontare la stazione ormai aggregata con il lanciatore Proton per cambiare il nome, perché la stazione era sotto la carenatura aerodinamica, ma qualcun altro disse: ma è inutile che lo facciamo, che la smontiamo, perché tanto nessuno andrà a vederla da vicino se non i nostri equipaggi, nessuno la fotograferà se non i nostri equipaggi. Bene, per questa volta è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Non Apollo.